Bene, bene, vediamo, vediamo in questo video, vediamo 5 consigli per riconoscere e difendersi dai narcisisti. Prima di affrontare il tema però, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai la notifica dei nuovi video. Seguimi su Instagram, Massimo Taramasco Ufficiale. Seguimi su TikTok e su tutti i miei canali YouTube e ti ricordo che puoi ovviamente fare donazioni al canale. Fai donazioni che sono sempre ben accette e quindi questo è molto importante perché, come diceva San Francesco, è dando che si riceve. E veniamo al tema. 5 consigli per riconoscere e difendersi dai narcisisti. Allora, riconoscere i narcisisti, come ho detto, in diversi video, può essere semplice, ma può essere anche complicato se siamo coinvolti. Quindi la prima cosa fondamentale è non coinvolgersi con le persone fin tanto che non le abbiamo conosciute a fondo. Dobbiamo avere dei meccanismi, tra virgolette, di difesa che ci preservano da possibili, diciamo, rotture di coglioni, fondamentalmente, che ci preservano da problemi. Dobbiamo imparare a difenderci. E quindi il coinvolgimento dobbiamo manifestarlo soltanto quando una persona è comunque in qualche modo ha dimostrato di amarci, ha dimostrato al di là di ogni ragionevole dubbio di sedurci, al di là di ogni ragionevole dubbio di coinvolgerci, e questo è un punto fondamentale. Questo è un punto fondamentale che ci può consentire di essere, diciamo, molto più coinvolgenti, molto più seducenti da questo punto di vista. Quindi questi sono un po' i parametri fondamentali che dobbiamo prendere in considerazione. Quali sono i consigli per riconoscere e quindi riconoscere i narcisisti? Non è che dobbiamo fargli fare la diagnosi, non è che, perché te che cazzo te ne frega? Sì, cioè, non è che dobbiamo appiccicare l'etichetta del narcisista, non è che dobbiamo appiccicare l'etichetta del narcisista al narcisista, per sapere se è narcisista o meno, tanto questo la diagnosi non se la farà mai o non te lo dirà mai. A noi non ce ne frega un cavolo di questo, non dobbiamo fare diagnosi e appiccicare l'etichetta. A noi quello che interessa è, come dire, riconoscere persone che si comportano male nei nostri confronti, persone manipolative, persone stronze. E questo è importante per riconoscerle. E tenendo presente che questa tipologia di persona alle volte si comporta bene all'inizio e poi i comportamenti negativi li mette in moto successivamente, ad esempio attraverso il gaslighting, persone che comunque sono gelose, possessive, fuori dai coglioni, persone che potenzialmente ti danno inizialmente, guarda amore, principessa, sono 10 minuti che ci conosciamo e mi sembra di conoscerti da sempre, mi sembra che stiamo insieme da sempre. Ecco, uno che dice una frase così è uno che la dice a tutte, ovviamente. Allora, quindi poi persone che cercano di isolarti, che cercano di screditare, che poi con altri sono arroganti, insomma, sono tutti segnali che diciamo che ha a che fare con personaggi di questo tipo. E ovviamente, quali sono i consigli poi quando hai a che fare con persone di questo tipo? Beh, il primo è non mostrare paura. Attraverso il linguaggio del corpo, devi mantenere un linguaggio del corpo calmo, rilassato, respira profondamente perché ti tranquillizza, guardali negli occhi, guardali negli occhi. Perché se tu li guardi negli occhi, dimostri di essere una persona che non li teme. Perché il narcisista fa leva sulle paure delle persone. Il narcisista gioca sulle paure delle persone.
se le persone non avessero paura, e quindi quello è molto importante. Una seconda cosa che ti suggerisco è di prepararti agli attacchi. Quando hai a che fare, hai capito che hai a che fare con una persona del genere, preparati, perché poi levarsi dei coglioni ci vuole un po' di tempo. Bisogna, diciamo, imparare a sviluppare le giuste metodiche. Devi restare calmo, pragmatico, rimandali, tagliali. Sfanculizzali, cioè fai vedere che ti sono indifferenti fondamentalmente. Questo è un altro punto fondamentale. Devi somministrare indifferenza, devi fargli capire che non te ne frega un cavolo, che non sei interessata, non sei interessato a questo modo di fare, a questa tipologia di persone, che sono delle merde, merde resteranno, che non è che ti interessa più di tanto. Questo è un punto importante. Devi, diciamo, utilizzare delle frasi brevi, chiare, perché loro poi si agganciano, quindi frasi inattaccabili. Sei un coglione, punto. Mi interessa perché. Non mi interessa questo. No! Ripeti spesso la frase no. È molto importante perché il no deve imprimersi come un proiettile di cristallo nella loro testa. Fondamentale imparare a dire no. Al narcisista. E poi esprimi le tue volontà irrinunciabili. Non devi, come dire, ci sono delle cose non negoziabili e non devi negoziarle con questa tipologia di persone. E poi, come quarto punto, ti suggerisco di non avere nessuna relazione emotiva. Di delle frasi, io guarda, ti tratto con rispetto e pretendo di essere trattata con rispetto, trattato con rispetto. Quindi non devi lasciarti prendere dal panico, dalla paura, dall'ansia, mantieni la calma, mantieni il tuo modo di fare, perché con i narcisisti bisogna tagliare, diciamo, la testa al toro, o per meglio dire, tagliare la testa al narcisista, da un certo punto di vista metaforico, ovviamente. E poi un'altra cosa fondamentale è, diciamo, tenere presente che non devi esaltarti quando questi ti fanno delle lodi, perché il narcisista all'inizio fa delle lodi. Ma non devi neanche prendertela quando ti denigreranno, quando ti criticheranno, perché il narcisista alterna critica e lode. Quindi pensa, io sono la persona più importante del mondo e non ho bisogno di persone così nella mia vita, fuori dai maroni. Ecco, questi sono i consigli migliori, secondo me, per difendersi da questa tipologia di persone manipolative. Fai qualche donazione al canale e per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Mi raccomando, seguimi anche su Instagram, Massimo Tramasco Ufficiale, su TikTok. E ti ricordo di, iscrivendoti al canale, attivare la campanella così riceverai la notifica dei nuovi video. Per questo video è tutto. Ti do appuntamento al prossimo. Ciao!